Ciao, buongiorno stamattina, scusate che sto... Ah, Dio mi aiuta. Ciao. Oh, va meglio, va. È più chiaro. Ciao, come stai? Tutto a posto? Hai dormito bene? Ti sei svegliato con un sorriso che non ho dimenticato. Oramai l'abbiamo stabilito che non importa sorridere. Sì. Allora, senza perdere altro tempo, andiamo subito a leggere i nostri versetti per la memoria dal libro di Geremia, capitolo 29, il 29, versetto 11, che dice: Infatti, conosco i progetti che ho fatto a vostro riguardo, dice il Signore, progetti di pace e non di sventura, per concedervi un futuro pieno di speranza. Che bello. Il secondo l'abbiamo preso dal primo, il secondo Timoteo, capitolo 1, versetto 7, che dice che Dio infatti non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di amore e di saggezza. Che bello. Con quello preghiamo un attimo. Padre, nel nome potente di Gesù ti ringraziamo per un'altra mattina, per sorridere, per essere con le persone che ci considerano. Grazie Signore per tutto ciò che fai e stamattina in atto tutte le persone che guarderanno questo video davanti a te. Chiedo per la tua benedizione, chiedo Signore per la tua guida nella loro vita, chiedo che questa parola cade nel terreno fertile nel nome potente di Gesù. Amen, amen. E subito avrei cantato una canzone ma è in inglese e si chiama Blessed Assurance, cioè la certezza benedetta, no? Benedetta certezza, sì. Comunque, e quella canzone parla appunto del fatto che avendo Gesù sono assicurata. Allora, continuiamo a leggere da dove ci siamo fermati ieri nel libro di Primo Giovanni, capitolo 5, e che abbiamo iniziato a leggere dal versetto 9, quindi le leggiamo. E dice che se accettiamo la testimonianza degli uomini, la testimonianza di Dio è maggiore. E la testimonianza di Dio è quella che ha dato a suo figlio. Chi crede nel figlio di Dio ha questa testimonianza in sé. Chi non crede a Dio fa di lui un bugiardo perché non crede alla testimonianza che Dio ha reso a suo figlio. Versetto 11 dice, e la testimonianza... E la testimonianza è questa, sì? La testimonianza è questa, che Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel suo figlio. Quindi Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita eterna si trova nel figlio di Dio. E poi dice che chi ha il figlio ha la vita, chi non ha il figlio di Dio non ha la vita. Chi non ha il figlio di Dio non ha la vita, non vivrà a lungo. Allora, come dicevo ieri, non pensiamo niente. Allora, il discorso è questo, che tutti noi viveremo per sempre, il cattivo, il buono, il brutto, il bello, è tutto, noi viveremo per sempre. Quindi la vita eterna non vuol dire soltanto vivere per sempre. Ok? Ma che cos'è? Che chi non ha il figlio di Dio, nel senso che non crede, non lo accetta come Signore Salvatore, non ha la vita. Perché soltanto coloro che ha figlio di Dio, che ha la vita eterna. E cosa contiene questa vita eterna? Adesso io ci leggiamo una storia dal libro di Luca. Luca capitolo 16, se non mi sbaglio, no? Ok? Perché tutti noi vivremo per sempre. Il discorso è che dove vai a vivere? Ascoltiamo questa storia e poi vediamo. Allora, leggo dal libro di Luca, capitolo 16, versetto 1, che dice: Diceva anche ai discepoli: C'era un uomo ricco che aveva un amministratore e questi fu accusato dinanzi a lui a sperare ai suoi beni. Scusate,
Non leggo da versetto 22 del capitolo 16, scusate, sì. Versetto 22. Scusate perché essendo versetto 22, eccoci qua. Allora, scusate, l'ho trovato. Allora, da versetto 1, 2, da versetto 19, ce l'abbiamo fatta. Allora, c'era un uomo ricco che vestiva di porpora e di bisso e tutti i giorni banchettava lautamente. Un medicante di nome Lazzaro giaceva alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di famarsi di quello che cadeva dalla mensa del ricco. Perfino i cani venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando nell'inferno tra i tormenti, levò gli occhi e vidi di lontano Abramo e Lazzaro accanto a lui. Allora, gridando, disse: Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito e bagnarmi la lingua perché questa fiamma mi tortura. Ecco quello che sto dicendo. Non è perché lui è ricco che è andato all'inferno, no, non ha nulla a che fare, può essere ricco e povero. Ma ha notato qualcosa? Quando morì Lazzaro, egli fu portato dagli angeli. Non è che dice che è stato sepolto. Ma quando morì l'uomo ricco, è stato sepolto e svegliandosi, aprendo gli occhi, si ritrovava nell'inferno. Quindi lui viveva, anche Lazzaro viveva per sempre, hai capito? Il discorso è che erano in due posti diversi. Allora io pongo questa domanda a te. Perché la Bibbia abbiamo letto nel versetto 12 che chi non ha il figlio non ha la vita eterna. E io vi dico, la vita eterna non è soltanto il vivere per sempre, è anche compreso. E tu qua dove vivrai? Perché se la vita eterna è soltanto vivere per sempre, allora non c'è bisogno di seguire Gesù perché tutti ce l'abbiamo. Ma c'è una differenza. Che la differenza è tipo quello che abbiamo letto tra il ricco e il povero Lazzaro. Dove vai a finire tu? Dove vai a finire quando aprirà questa porta della morte e gli altri due? Sei pronto? Sei pronta? Non importa veramente ciò che credi. È quello che conta, che conta. Non importa. Ma ti devi importare se morirai, dove vai a finire? Questo è importante. Dove vai a vivere per sempre? Questo è importante. Dove vai a passare il resto dei tuoi giorni? Questo è importante. Senza Dio, senza il nome di Gesù nella tua vita, che è stato scritto sulla la tua fronte, hai perso tutto. Hai bisogno del Signore. Hai bisogno del Signore. Perché se non credi e muori, finirai come quell'uomo ricco. Quindi prima di arrivare a quel tempo, perché non accetti oggi Gesù come tuo Signore e Salvatore? Hai tutto da guadagnare. Perché chi ha il figlio ha la vita. La vita qual è? È vivere bene, è avere la certezza della vita da venire. Ecco perché non farvi ingannare che qualcuno vi dice che quando muori c'è una persona che viene a pregare per te e Dio ti perdona. Se tu non hai chiesto scusa a Dio prima di morire, è finito. Nessuno ti può assolvere, o come si dice, che viene a fare qualche rito sul tuo corpo e dice che ti è stato perdonato. No! Ecco perché a volte mi fa ridere quando conduciamo il funerale a lungo, perché la persona non c'è più.
compriamo tutti i fiori e tutto. Lui non c'è più, lei non c'è più, non si rende conto di tutto ciò, salvo che Dio gli dà la possibilità. Non c'è. Non c'è. C'è solo vita in Dio, c'è solo vita in Gesù Cristo. Non c'è vita altrove. Quindi è ora di accettare Gesù, perché quando muori è così velocemente, hai visto? Subito sepolto, subito si ritrovava nell'inferno. E tu dove andrai a finire? Qual è la tua storia? Dove finirai? Io prego che Dio ci aiuti a tutti quanti. Io prego che Dio ti aiuti a fare la scelta giusta. Quindi quando senti queste parole, non aspettare fino a domani, perché può essere troppo tardi. Preghiamo. Padre, nel nome di Gesù, metti la mano sul petto se vuoi accettare Gesù. E dici: Signore Gesù, io vengo a te. Ti confesso come mio Signore e Salvatore. Accettami Gesù. Lavami con il tuo sangue. E accettami nella tua regno. Amen. E quindi Padre, nel nome di Gesù, io innalzo tutti davanti a te e tutti coloro che guardano e guarderanno questo video. Io chiedo per le tue benedizioni su ciascuno di loro. Chiedo per la tua forza nel nome di Gesù. Chiedo, Signore, che le benedizioni di questa settimana le rilasci su loro affinché possano iniziare a sentire, a partecipare nella vita di Dio. Grazie Signore per tutto che ci fai. Ti ringrazio per la loro famiglia e tutto che li concerne. Nel nome potente di Gesù. Amen. Amen. E quindi ti saluto. Non dimenticare che Dio ti ama tanto, tantissimo, anche io ti voglio bene. Ma tieni timore di Dio nel tuo cuore. E non tornare indietro dopo che hai confessato Gesù, continui il tuo cammino con Lui. E vedrai che alla fine la tua fine sarà come quella di Lazzaro. Non verrai sepolto, ma verrai portato. Verrai portato nel nome di Gesù. Amen. E ti saluto, ci vediamo domani. Ricordati che Dio ti ama tantissimo. Amen. A domani.